Ciao a tutti, come state? Vino macchiniero, senso che sto nella macchina, su un bel tabacco che sto fumando. Questa mia Rinaldo Skipper, vedi, non è quello che sto fumando qui, ma è il suo più prossimo parente. Perché di che tabacco stiamo parlando? Stiamo parlando del Three Nuns Yellow e Tre Suore. Nome molto interessante. Devo approfondire il motivo per il quale può essere chiamato Tre Suore questo tabacco. In verità io qui sto fumando la versione quella classica, quella diciamo con una confezione rossa, non gialla, e che è un Virginia Kentucky Barley, credo. Peraltro arriverà la recensione presto. Eccezionale. Ma questo l'ho preso insieme, l'ho preso in Germania, a 12 euro mi sembra il costo, e credo si va altrettanto. Primo perché questo qui è un tabacco di cui si parla molto, il rosso in verità. Del giallo c'è davvero molto poco. Con l'occasione l'ho preso tutti e due, chiaramente. Casa McBaren, miscela Vita Jensen, insomma, le basi c'erano tutte per un tabacco che valesse la pena di provare. Il giallo è uno straight Virginia, un taglio curly cut. Quindi le famose rondelle che purtroppo non vi posso far vedere perché questo è un altro di quei tabacchi finiti nella distruzione del mio tablet che quindi sto rifacendo. Non c'ho più il tabacco, c'ho soltanto le latte e vabbè. Nell'altro, quello del Trinance classico standard, riuscirò a farvi vedere. Comunque, Carly Cat parliamo sostanzialmente di un taglio a rondella perché il tabacco viene lavorato come una sorta di grosso cilindro e poi tagliato in tante rondelle, quindi una forma diversa di flake, mettiamola così. Tabacco molto secco, quindi diciamo la carica anche direttamente con rondelle non particolarmente sbriciolate effettivamente vi aiuterà a far durare la fumata un po' di più, perché è un tabacco che brucia molto bene e anche molto velocemente, tanto che all'inizio forse uno dei miei pensieri è stato quello di umidificarlo un po'. Poi effettivamente era talmente buono fumato così che non aveva senso cercare di umidificarlo ulteriormente e l'ho finito esattamente com'era. Chi sono io per cambiare una composizione quando poi soprattutto è buona? L'unica cosa è che chiaramente non sono grandissime fumate in termini di lunghezza, a meno che non le fumate in pipe un po' più generose come ad esempio questa, e in questo caso la capienza del fornello vi aiuta ad far perdurare di più la fumata. Virginia, molto interessante questo Three Nuns Yellow, mi è piaciuto tanto. Agli odori è un classico Virginia. Tutti gli odori erbacei, di pomodorini, ci stanno tutti. Forse c'è anche una nota leggera di cioccolato, molto molto interessante. Odore un po' mieloso anche. Acceso in pipa è una bellissima scoperta, perché è un Virginia che posiziono a metà tra è proprio la perfetta via di mezzo, se ve lo dovessi spiegare, nel senso che è proprio a metà tra un Golden Glow, per farvi capire, o anche forse più attinente, considerato che è esattamente dello stesso produttore della stessa casa, al ben più noto oggi Pure Virginia di HH, che secondo me, peraltro, in questo momento in Italia, considerati i tabacchi ufficialmente commercializzati, il miglior Virginia in purezza che noi disponiamo. Usciti i famosi Gawit, Full Virginia, Golden Glow, Best Brown, Brassier Flake, chi più ne ha più ne metta, McLaren è entrata in questa serie HH, il Pure Virginia per me è il miglior Virginia in purezza che in questo momento abbiamo in Italia. Se
si posiziona a metà, perché il più virgine è molto più su una nota dolce, è molto più stile Golden Glow, al massimo Best Brown. Questo ha delle note, soprattutto nella prima metà di fumata, tendenti al dolce, quindi c'è più il miele, c'è più la nota zuccherina dei Virginia. A un tratto però vira e invece entrano tutte note molto più, passatemi il termine in senso positivo, grezze dei Virginia. E qui si è spostato come riferimento, ed è un riferimento, diciamo, il Full Virginia Flake, scomodarlo è sempre complicato, non arriviamo a quelle punte di sapidità e di sapori, però sicuramente se l'avete provato il 5 Years Mature Virginia di McConnell della serie Heritage, quella a confezione gialla, lo ricorda molto, un bel Virginia marcato, un bel Virginia dalle note tostate, dalle belle note nette, e quindi è una perfetta via di mezzo tra gli amanti dei Virginia più dolci, stile Golden Glow, tipo me, e gli amanti dei Virginia più rudi, tipo Five Mature Virginia, più tosti, che è un ottimo Virginia, ma io per esempio l'ho sofferto di più, ma così come della serie Gawit, ho probabilmente, nonostante il Full Virginia è un tabacco indiscutibile, l'ho certamente meno apprezzato rispetto al Golden Glow ed anche al Best Brown, che sono sempre stati i miei riferimenti Gawit dei Virginia, perché rispondevano in termini di sapori esattamente al mio gusto. Peccato che, come al solito in questo caso, nel paese, non capisco perché non importiamo dei tabacchi con un importatore che già, una casa in cui già importiamo tanto, delle cose che secondo me potrebbero avere un ottimo riferimento sul mercato. Ora è chiaro, McBaren ha portato la serie HK, ha portato più Virginia, era quasi portare un suo diretto competitor, portare un altro straight Virginia, no? Ti do quello, ti tieni quello. Poi c'è su fascia più bassa il Capstan, ma sulla fascia alta è quello il riferimento, lui deve farsi a concorrenza, il motivo potrebbe essere quello. Già sul rosso, appunto, che sto fumando, poi ne parleremo già diversamente, però secondo me questa è una Virginia che riuscirebbe a soddisfare quelli che trovano troppo i dolci, troppo quelli troppo rudi. È proprio una perfetta via di mezzo. E vabbè, se vi capita, assolutamente prendetelo, perché poi è molto diffuso, soprattutto io l'ho preso in Germania, ma credo lo trovate anche in Spagna, in Svizzera, insomma è ben diffuso ed è un'ottima varianza di un Virginia in purezza. Davvero bella prova di McBaren, come al solito, che mi convince sempre molto, devo dire la verità, è proprio una casa di produzione che io apprezzo, sto apprezzando sempre di più. Nient'altro, carico nicotinico medio, non scarico, ha un buon corpo, 2.5 su una scala di 5, quindi diciamo si posiziona a metà, non è un tabacco da botta, ma non è neanche un tabacco che a fine fumata vi permette di non essere sazi, cioè un tabacco che a fine fumata vi ha saziato e vi permette di fare una bella pausa prima di avere nuovamente voglia di fumare, quindi si posiziona bene sia in momenti della giornata, diciamo, fuori, lontano dai passi, sia magari anche dopo una bella mangiata, perché comunque, ripeto, è un buon sapore, non perde mai i suoi aromi, arriva fino alla fine sempre molto bene, quindi anche c'ha solo questo passaggio da essere un po' più delicato, più mieloso, più zuccheroso, a essere un po' più strong, ma per il resto in questa sua costante evoluzione non arriva mai a essere scadente come Virginia, anzi è sempre un buon tabacco. Provatelo se vi capita e io vi saluto da questa bella domenica di fine gennaio, di sole, di freddo, ma di sole ci siamo, va bene? Iscrivetevi, seguite il blog, trovate anche la recensione lì, ovviamente, va bene? Ciao belli!